Hai un bello stile. Ti ringrazio tantissimo. Non so chi tu sia, ma... Ciao a tutti, sono Stefano Rossi, insegnante di chitarra, direttore della scuola di musica Dupi e a tempo perso cerco di svegliare mia figlia. Ma oltre a questo rispondo anche alle vostre domande anonime su Instagram. Se vi piace questo genere di video, seguitemi appunto su Instagram. Trovate il link al mio profilo qui sotto in descrizione e anche qui sopra in sovraimpressione. Ogni tanto nelle storie lancio appunto questo genere di iniziativa, per cui dateci un'occhiata. Qual è la tua chitarra preferita attualmente tra quelle che possiedi? Attualmente sto suonando un sacco questa qui, la mia Manne Raven, che è una specie di Stratocaster con un humbucker al ponte. Ho sostituito di recente l'humbucker con un super distortion che mi sta dando un sacco di soddisfazioni. Quando hai capito che suonare la chitarra era quello che volevi fare per il resto della tua vita? Alla fine delle scuole superiori mi si ponevano davanti due scelte: o studiare lingue oppure traduzioni e cose del genere, oppure suonare la chitarra. E tra le due ho scelto questa strada e devo dire che mi è andata piuttosto bene. Dio chi è? E se è, perché? E se perché, dov'è? La mia risposta è: personalità o aspetto? Secondo me una buona personalità fa anche cambiare un po' l'aspetto della persona. Un buon aspetto senza la personalità? Che percorso di studi consiglieresti a chi vuole prendere un diploma di chitarra e può studiare e fare lezioni solo la sera e il sabato? Allora, dipende sostanzialmente da quanto tempo c'hai la sera, perché se la sera significa poter studiare magari 4-5 ore, allora magari funziona pure. Però diciamo che l'impegno continuativo e soprattutto il fatto di stare sempre con la chitarra in mano durante la giornata è uno di quei requisiti quasi fondamentali per riuscire a intraprendere un percorso che poi ti dia anche delle competenze a livello professionale. Non serve solamente il nozionismo o la tecnica, serve anche proprio quel respirare la musica che secondo me lo hai solamente quando passi un certo periodo della tua vita a fare esclusivamente quello. In ogni caso ci si può provare, nel senso che iniziare un percorso poi non è che sia completamente tempo perso, ma assolutamente. Quindi eventualmente potresti sentire magari qualche conservatorio della tua zona, qualche accademia, oppure se vuoi un percorso online puoi scrivermi in mail perché possiamo farlo anche noi. La mia struttura è abilitata appunto a farti avere un percorso che può essere anche di tipo professionale. Faccia di chi è al mare suo malgrado. E non lo so, perché a me piace andare al mare. Vediamo, penso a un momento in cui magari sto facendo qualcosa che non mi piace fare. Ecco, questo penso sia il massimo livello che riesco a raggiungere. Ginny, ha mai avuto il piacere di conoscere il demonio? Non lo so, onestamente spero di no, ma qualche volta penso che lei stessa sia il demonio. Insegni a suonare la chitarra alla Ginny. Quando me lo chiederà e se me lo chiederà, assolutamente volentieri. 3 più 3? 9. Facile, dai. Faccio chitarra ogni giorno per almeno un'ora di esercizi, spider walk anche con metronomo, esercizi di petrata alternata, eccetera. Vado anche da un maestro di chitarra, ma non vedo miglioramenti. Non mi sento fluido con la mano sinistra e mi pare di suonare sempre peggio. Qualche consiglio? Per me è molto difficile rispondere a una cosa del genere senza vederti suonare, senza conoscere meglio la tua situazione, perché potresti avere tantissimi problemi irrisolti. E in alcuni casi alcuni problemi sono incredibilmente difficili da risolvere perché per esempio i problemi di coordinazione sono pesantissimi. Se tu sei una di queste persone, allora avrai purtroppo la vita difficile con lo strumento musicale. In ogni caso, segui le indicazioni del tuo insegnante. Io credo che non ci sia nessuno di meglio del tuo insegnante che possa dirti che cosa fare per risolvere questi tuoi problemi. E parlane con lui. Spero che tu ne abbia parlato con lui e non solo con me. V30 o Greenback? V30. Ti ha mai incuriosito l'autocostruzione di amplificatori e pedali? Io ho frequentato l'ITIS, specializzazione informatica, e in elettronica avevo in terza superiore 3, in quarta superiore 3, la seconda volta che ho fatto la quarta superiore 3 e in quinta superiore 3. Quindi no. A che ora ti sei addormentato ieri notte? Verso le 9:30 sono crollato mentre stavo cercando di far prendere sonno a mia figlia, ho preso sonno io. Arancia o mandarino? Arancia, arancia, arancia. Che domande sono? Arancia. Quando sei nato? L'11 aprile del 1983. Hai già insegnato chitarra a tua figlia? No, ancora no, infatti aspetterò che me lo domandi. La tua ultima canzone su Spotify, You're Welcome, dalla colonna sonora di Oceania. Quanti pupazzi hai? Allora, se ti riferisci ai miei Funko Pop,
Non mi ricordo, aspetta che li conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ne ho 19, quindi mi sembra che sia venuto il momento di comprare il ventesimo. Cosa ne pensi di 72 Seasons? Che lo devo ancora ascoltare, quindi non lo so. Mi regali una Mannet House Satin Special? Se ne avessi una, sì, ma non ce l'ho. Argomento o tecnica che studi contro voglia, magari importante didatticamente, ma che a te non piace? È una domanda incredibilmente difficile perché in realtà a me piace praticamente tutto quanto quello che faccio sulla chitarra. Ti posso dire che la cosa che mi piace di meno è studiare una cover che non mi piace. Questo a prescindere dalla sua utilità dal punto di vista didattico. Quando devo suonare qualcosa che magari mi viene imposto per qualche ragione e il brano non mi piace, lo trovo particolarmente pesante. Hai mai saltato alcune note di un assolo perché non eri capace di eseguirlo, magari rendendolo comunque simile? Certo che sì, assolutamente. Se non se ne rende conto nessuno. No, scherzi a parte, io penso che l'esecuzione chirurgica degli assoli sia utile magari dal punto di vista didattico, ma dal punto di vista poi esecutivo, dal vivo, sia importante fino a lì. Il peggior cibo che tu abbia mai mangiato? Credo sia stata un'insalata di pollo che ho mangiato in una trattoria orrenda che, vi giuro, sembrava fosse cibo per cani. Cioè, era terribile, terribile. Anzi, forse il cibo per cani era più buono. Canzone preferita? Non saprei dirti sinceramente perché ce ne sono veramente tante, tante, tante. Però quella che di solito considero la mia canzone preferita è Planet Caravan dei Black Sabbath. Spero di avervi incuriosito o comunque un po' divertito con questa serie di domande e risposte. Se ancora non l'avete fatto, mettete un like a questo video e iscrivetevi al mio canale così da essere sempre aggiornati sui prossimi video che usciranno, oltre al fatto che questi sono gesti completamente gratuiti che mi permettono di continuare a far crescere il mio canale e questo mi permette di proporvi video sempre nuovi e sempre più interessanti. Quindi se lo farete, vi ringrazio veramente tantissimo. Sul mio sito chitarradidattica.it potete trovare tutte le mie video lezioni gratuite e i miei corsi completi per chitarra. A breve uscirà Total Groove, un corso ideato e pensato appositamente per chi vuole migliorare il proprio groove sullo strumento. Sarà un corso che spazierà tra un sacco di generi diversi e ci saranno veramente un sacco di brani con cui divertirsi. Quindi non lasciatevi sfuggire l'uscita appunto del corso. Grazie mille per l'attenzione, ci vediamo ai prossimi video. Ciao ciao!